E guattare a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Valiant Hearts. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. So benissimo che oggi avrei dovuto portare ragazzi Resident Evil 2, però purtroppo il tempo a mia disposizione quest'oggi è veramente ristretto, ecco, limitato, per cui non avrei fatto proprio materialmente in tempo a dedicarmi un video su Resident Evil 2. Per cui non perdiamo più tempo e andiamo a continuare. Ok, sì ragazzi, la volta scorsa ci eravamo fermati qui, stiamo impersonando appunto Emil dopo che abbiamo aiutato Freddy e Genio ad arrivare praticamente alla, penso ragazzi, la battaglia finale con questo maledetto barone dei miei stivali. Per cui stiamo correndo ad aiutare i nostri amici. Direi di non cincischiare più di tanto. Andiamo, caro Emil, stiamo nascosti, non ci facciamo beccare perché sennò potrebbero essere guai grossi. Andiamo. Ok, questo qua, ecco, questo allora sì sarà un gran bel problema. Perché qua ragazzi non possiamo umanamente passare, ci sono troppi soldati. Stavo per farmi beccare qua, però possiamo entrare e stare attenti. Ecco, mi ha sparato. A non farci beccare, stavo per dire. Forse la primissima cosa che devo fare è andare ad accoppare sto tizio quando ci dà le spalle. Ok, questa volta non ci faremo fregare. Stiamo attenti. Andiamo ad accopparlo. Boom! Ecco fatto. Problema direttamente risolto. Qua dentro c'è qualcosa che ci può essere utile. Non collezionabile, stufa a gas, una stufa a gas usata per riscaldare il cibo oppure una stanza. Non era proprio prudente usarla quando si doveva scaldare il carburante del lanciafiamme, questo sicuramente. Allora, ma qua dentro c'è qualcosa che possiamo usare? Non so. Sembrerebbe di no, ma allora che diavolo dovrei fare, no? Diciamocelo, chiediamocelo perché qui tutti questi soldati non ci permettono umanamente di passare, per cui dovremmo trovare qualche altra cosa. Proviamo a cercare più indietro qui, ragazzi, magari c'è qualcosa di utile. Vediamo un po'. Ok, qui sì, qui possiamo scavare con Emil. Esattamente, è quello che dobbiamo fare. Ecco fatto, allora. Procediamo. Per fortuna, ragazzi, che mi è venuto in mente. Vabbè, non è che c'erano molte altre opzioni, Sa dire, mi è venuto in mente di andare a controllare più dietro. Allora, qua possiamo scendere. Eccoci qua, ci siamo, ragazzi. È il momento della verità, è il momento di aiutare il nostro amico Freddy e di vedere cosa possiamo fare. Se non faremo qualcosa, ragazzi, i nostri amici saranno assolutamente spacciati. Forza, allora. Qua, qualcosa si può fare. Aspettate, allora, qualcosa si deve poter fare. Ma che cosa, mi domando io? Forse, aspettate, dobbiamo poggiare la, insomma, lanciare la dinamite sopra quell'affare lì. Ma credo già che siamo, ragazzi, in ritardo. Ok, vediamo se portando la dinamite più su, più su, più su, più su, più su, più su. Non va più su di così. Ok, sì. Perfetto. Cosa succederà mai? Sta per esplodere. Ok, però adesso possiamo lanciare la dinamite qui. Ok. E no, non credo che sia questo quello che dobbiamo fare. Allora, ecco, troppo tardi, ragazzi. Niente, va bene. E dobbiamo essere un attimo più rapidi. Cioè, perlomeno io devo essere un attimo più rapida, va bene. Allora, quello che dobbiamo fare lì l'abbiamo capito. Quello che dobbiamo fare dopo è il problema. Allora, intanto questo lo dobbiamo chiudere. Ok, fare in modo. Ah, probabilmente, ragazzi, dobbiamo mettere la cassa qua dietro, dietro alle fiamme, per fare in modo che magari la dinamite non cada di qua. Ah, spero di averla pensata bene. Accidenti. No, come non detto, non l'ho pensata proprio per niente bene. Ok, no, caspita, forse era questo quello che dovevo fare, farla cadere vicino a quei barili. Ok, vediamo se succede qualcosa. No, non è successo assolutamente una cippa. Ok, raga, che culo, che culo, attenzione. Perché il candelotto è scivolato giusto forse dove doveva scivolare? No, non è bastato, davvero? Ma davvero mi è stata zitta? E vabbè, no, 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 no.
No. Allora, uno ero riuscito a farglielo beccare. Però c'è comunque qualcosa che mi sta sfuggendo, ragazzi. Allora, raga, ok, ecco, l'unica soluzione è questa qua. Ma che culo, perché adesso scendono come la pioggia? Ok. No, non ho fatto in tempo comunque. Allora, ragazzi, credo la soluzione sia lanciare i candelotti su quella, insomma, piattaforma che si è un po' inclinata e fare in modo che i candelotti scivolino fino a sotto. Penso che l'unica soluzione plausibile sia questa qua, perché cioè io altre soluzioni sinceramente non ne vedo. Per cui vediamo se riesco. No, minchia che palle grandi però. Vedete, perché poi magari non scivola. Non scivola, ragazzi. Ok, cioè bisogna essere fortunati in pratica che il candelotto scivoli. Non ce la farò mai. Ok, 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 dimmi che ce la faccio, ti prego. Dai, ma ogni volta così! Cioè, il secondo candelotto, che evidentemente è quello che serve, ragazzi, scivola soltanto quando ormai è troppo tardi. È questione di culo, in pratica. E siccome io sono ovviamente sfigata di natura, allora questo non avverrà mai. Bisogna lanciarne, ragazzi, a profusione, sperando che cadano di sotto, cosa che ovviamente non avverrà mai. Okay. Ah, che sfiga! Che sfiga! È caduto quando lui era più avanti. Ovviamente. Vabbè, di nuovo. Cioè, ragazzi, ditemi che questa non è sfiga, eh. Non mi dite che questa non è sfiga, perché mi arrabbio. Come una iena mi arrabbio. Vabbè. Cioè, o vanno di sotto o non scivolano. Adesso vedrete che succederà lo stesso. Ok, ok, forse ce l'ho fatta, mi auguro. Meno che non ne serva... no, ragazzi! Cioè, il candelotto è caduto mezz'ora fa, accidenti! Cioè, mo sto cominciando a innervosirmi, mi sono accorta soltanto adesso di questo oggetto qua. Progetto. Perché il candelotto era caduto mezz'ora prima e non è esploso fino al momento in cui ha battuto la porta. Cioè, ovviamente si... Se tiro troppo avanti i candelotti cadono in avanti. Se tiro troppo indietro, ovviamente. Cioè, bisogna essere talmente culosi. Cioè, ragazzi, avete visto quando è caduto quel candelotto, vero? Ve ne siete accorti? Vabbè, no, ma questa no. No. Ok. Ok, era ora. Accidenti. Mi sta fuggendo. Ma no, dai. Ma no, no, no. Oh no, oh, 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 ma esplodono tutti, Forte fu in parte raso al suolo, ma i tedeschi tennero la posizione. La missione fu un fallimento. Ok, abbiamo finito un altro capitolo. Però cioè, ragazzi, ho perso un sacco di tempo. Mille papaveri rossi. Mia cara, la guerra si è presa l'amico più caro che avevo. Era un fratello per me. La sua morte mi ha colpito più di quanto immaginassi. Una buona notizia. Finalmente Carl è lontano dalle trincee e le sue condizioni sono migliorate. Andrò a trovarlo al prossimo permesso. Cosa mi dici di voi? Come state? Le cose migliorano, almeno a San Miguel. Carl aveva scoperto che le cose volgevano al peggio. Nella sua ultima lettera Marie diceva che il figlio era gravemente malato. Carl aveva ormai preso una decisione. La guerra non sarebbe mai finita. Doveva fuggire. Oh, caspiterino. Ok. È la prima volta, ragazzi, che ci fanno impersonare Carl. Io... non penso, non voglio credere che Freddy sia morto.
Che Freddy, genio, e il padre di Anna siano morti. E ho fiducia che sicuramente in qualche modo si siano salvati. Non possono essere morti così, perlomeno mi auguro di no, ragazzi. Lo so, c'è bisogno di... C'è Anna lì. C'è bisogno di, insomma, delle pinze, di quelle cose lì. Ok, immagino che se il cane non avrà quello che vuole, non potremo mai passare, non potremo mai entrare di là. Ok, di qua c'è la cucina, ancora più indietro cosa c'è? Il magazzino sarà? Minchia, ancora più indietro! Ma quanto ancora indietro possiamo andare? Ok, fino a qua. Vediamo un po'. Se andiamo di qua, che cosa abbiamo a disposizione? Allora, qui c'è un oggetto. Un taccuino. Molti soldati possedevano taccuini in cui scrivevano appunti o ricordi. Questi taccuini hanno permesso agli storici di conoscere gli orrori della guerra dal punto di vista dei militari, ovviamente. Quindi sono testimonianze veramente molto, molto importanti. Ok, questo tipo si vuole lavare, noi lo aiuteremo, ma non c'è acqua. Che culo, e se io buttassi il carbone qui dentro? No, vabbè, proviamo a salire, vediamo qual è il problema. Ok, dobbiamo completare questo enigma, suppongo, però so che la cucina era di là, ragazzi, però in qualche modo ci servirà completare pure tutto questo. Allora, l'acqua arriva di là, però cosa ho raccolto? Piastrina tedesca, va bene. Dopodiché vediamo di girare questi cosi qui. Probabilmente ci servirà che l'acqua anche esca fuori. One eternity later. Ah, intanto ragazzi, per ora questa è l'unica soluzione, tra virgolette, che sono riuscita a trovare continuativa, per cui per ora un attimo la lascerò così, perché magari bisogna tornarci più tardi, cioè non lo so, perché effettivamente quello che dovevo fare adesso, ragazzi, era da dare da mangiare al cane, per cui magari mi sono venuta a complicare la vita per niente. Ok, allora facciamo così. Torno lì alla cucina, perché magari attualmente era quello il nostro luogo di interesse. Ok, ecco qua la cucina. Il prosciutto è là sopra, ma come diavolo ci arrivo? Ok, il tipo vuole della pipa. Non vuole della pipa, il tipo vuole la pipa con del tabacco, suppongo. Per cui questo si può spostare. C'è una porta qua dietro. Oh mio Dio. Il tipo vuole delle bretelle? Ah, what the hell? Minchia ragazzi, quante cose ci sono da fare qui. È incredibile. Allora, prima cosa che dobbiamo risolvere è trovare la pipa per questo tizio. E vediamo se riusciamo a trovarla in magazzino, che sarebbe a dire questo posto qui. Minchia, il tipo pure sta male. Siamo messi proprio tutti a posto, eh. Davvero tutti a posto. La pipa non è manco qua. Ok, questo tizio vuole una medicina. Minchia, ragazzi, è tutto un problema, eh. È tutto un problema. Per arrivare al prosciutto ci serve la pipa. Per la pipa non so dove diavolo cercare. Servono medicine, bretelle, ci serve tutto. Tutto. Ah, ok, l'acqua tra l'altro qua, ragazzi, non esce nemmeno. Perché il tubo è rotto. Ok, qua c'è il dormitorio. Magari possiamo prendere qualcosa qui. Sempre che io riesca a trovare qualcosa. Ok, questo tizio non ci fa passare. La pipa è là sopra. Questi ragazzi hanno un fazzoletto rosso al collo. E il fazzoletto rosso io l'ho visto nel magazzino. Il problema è che non possiamo prendere il fazzoletto se quel tipo non ha una medicina. E la medicina da dove diavolo la prendo? Proviamo a vedere, ragazzi, se lanciando un pezzo di carbone possiamo sistemare sta cosa. Oh, ok, meno male. Dai, almeno questo. Almeno un piccolo progresso sono riuscita a farlo. Allora, vediamo un attimo che cosa abbiamo risolto di qua. Ok, perfetto. Quindi serviva aggiustare il tubo di fuori per far sì che l'acqua rientrasse dentro. Benissimo, per cui adesso ruoterò questo. Dopodiché ruoterò questo, il problema dovrebbe essere risolto. Infatti, oh, finalmente ragazzi, un piccolo passo avanti. Che miracolo, buon bagno.
È felicissimo il tizio. Sei bellissimo, ok, ha lasciato qui le sue bretelle. Meraviglioso. Allora, chi era che voleva le bretelle? Devo andare ancora più indietro se non erro. Ok, forse devo salire di qua. Vediamo, ragazzi, perché di qua si esce. Mi sembra che fosse qui. Ok, eccolo qua. Guarda, amico, che cosa ti ho portato? Delle meravigliose, fantastiche, nuove, non usate bretelle. Grazie amico, grazie. Che cosa mi ha lasciato? Ammazzami che io faccio fatica pure a girare la valvola. Ecco qua. Oh, ho preso una medicina. Guardate Carl, come è fiero di me. Grazie Carl, grazie. Adesso possiamo andare al magazzino e il tizio farà sì che quei sacchi cadano giù. Giù. Guarda amico, guarda che cosa ti ho portato per il tuo mal di panza. Voilà! Aggiustati, aggiustati pure. Ecco qua. Oh, fammi cadere tutto, per favore. Sì, aspetta, aspetta, aspetta. Butta qui, butta, butta. Uno. Due. E tre. Grazie amico, grazie, sei stato veramente meraviglioso, perfetto. Adesso che abbiamo il fazzoletto questo, ragazzi, possiamo andare lì dove il tizio non ci faceva passare. Vediamo se mi ricordo bene dov'era. Ecco qua, perfetto ragazzi, mi hanno fatto passare, che meraviglia. Ho la possibilità di prendere la pipa e mi auguro che basti solo la pipa, perché nell'immagine della pipa, ragazzi, c'era pure insomma, la figura, ovviamente, delle foglie che saranno state probabilmente tabacco. Per cui andiamo in cucina. Il tizio ci ringrazierà. Ecco a te, amico. Allora, qua che cosa abbiamo? Scatola di biscotti. I prigionieri soffrivano la fame e spesso il cibo veniva rubato. Questa scatola di metallo è stata realizzata a mano per contenere pane o biscotti in modo da proteggerne il contenuto mentre il proprietario era al lavoro. Addirittura. Allora, che cosa dovrò mai fare con questa frutta? Perfetto. Con la frutta dobbiamo far cadere il prosciutto. Tac. E ultimo step, ma non meno importante. Voilà! Ecco qua, ragazzi, finalmente abbiamo ottenuto il prosciutto che ci permetterà di entrare e andare a parlare con Anna. Tieni, amico, tieni. Perfetto, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ok, siamo nell'infermeria. Ok, abbiamo quello che cercavamo, ma qui non c'è più Anna, non so perché. Sì, amico, sì, non c'è più tempo, va bene, facciamo in fretta, tutto quello che ti pare. Ok, ragazzi, oh merda. È notte, ovviamente ci sono le luci che rischiano di beccarci, per cui dobbiamo stare attenti. Possiamo ripararci dietro al cespuglio, per fortuna. E andiamo. Abbiamo poco tempo, forza e coraggio, Carlo. Muovite, muovite, lui non c'ha la destrezza di Freddy con le pinze. Ragazzi, è pericoloso, ecco. E vabbè. Ma manco 30 secondi di fuga. Ma hanno beccato subito. C'è tutto sto lavoro per che cosa? Minchia, il giorno del matrimonio, oh mio Dio. Sono salvi, lo sapevo. Che cosa brutta, ragazzi. Che cosa brutta e tragica. Davvero, quindi gli hanno. Insomma, c'è stato un bombardamento, evidentemente. E durante il giorno del matrimonio di Freddy con
con quella che sarebbe stata sua moglie. Ok, qui ci serve qualcosa. Qui, ragazzi, c'è il padre di Anna che chiede aiuto. Eccolo qua. Ti tiro fuori io, amico. Ecco fatto. Stai bene? Sì, c'è bisogno di elettricità. Infatti. Torce. Le torce erano comuni nelle trincee. Quelle in dotazione erano di dimensioni tali da poter essere infilate nella cintura portamunizioni ed erano alimentate a batteria. Perfetto. Il punto è che ci serve qualcosa che generi energia. Possiamo usare sta torcia, ma io non credo proprio. Ah, ok. A posto. Risolto. Benissimo. Minchia, la situazione è veramente tragica, ragazzi. È un casino qui, eh. È un assoluto disastro. Baionetta tedesca spezzata. Questa baionetta tedesca lunga e piatta era progettata per infilzare la cassa toracica del nemico spezzandogli le costole. Ok, allora, penso che ci possa spostare lui. Ok. Mi auguro che questo serva. Perfetto. Ho calcolato bene, ragazzi. Ho capito che la dinamite avrebbe dovuto passare lì in mezzo. Volente o nolente, ecco. Per cui prendiamo questo pezzo qua, che servirà al carro armato, credo, del barone. Ho visto pezzi simili, infatti. Ecco qua. Ecco qua, amico. Aggiustalo tu che sei l'esperto, datti da fare. Adesso possiamo usarlo? Davvero possiamo usarlo? Vieni, genio, andiamo! Non ci credo, ragazzi. E genio, lo lasciamo a terra! Ok, incredibile. Sto guidando il carro armato, ragazzi. Che ci crediate o no, è così. Possiamo passare attraverso tutte queste macerie. E possiamo procedere. Sì, però io non me la sento di lasciare il genio là sotto. Scusa, eh. Allora, qua si deve poter fare qualcosa. Possiamo lasciare il carro armato qua sopra? Possiamo scendere in qualche modo? Anche se qui c'è una leva. Ok. Ah, ok, perfetto. C'è bisogno di un cannone? Beh, direi proprio di sì. Questa leva dovrà pur servire a qualcosa. Ok, serve, ok, a far scendere, insomma, diciamo, un elemento che passa da lì. Ok, qua, ragazzi, non succede niente se non abbiamo a disposizione il pezzo del cannone. Per cui vediamo di entrare da dove è entrato il signor padre di Anna. Ok, quella è la forma, quadrato con le punte, bla 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 e bla bla bla. Allora, qua si deve poter fare. No, forse avrei dovuto prima ordinare i vari elementi, non pensavo che questo servisse. Allora, aspettate, ah, ma possiamo ruotarli, attenzione, allora ci serve un quadrato così, perfetto, e poi un triangolo, ci serve una punta di là, forse è così che ci serve? C'ho un po' di dubbi, ma proviamoci. È questo quello che ci serve, amico? Vediamo. È questo? No. A quanto pare proprio no. È che così è praticamente uguale a prima. Cioè, dovrebbe essere così, ma la punta di sopra effettivamente non è che spicca poi tanto. Che ne so, ragazzi, proviamo di nuovo. Secondo me dirà che pure adesso non va bene. Però, vabbè. Oh, ok. Meno male, grazie al cielo, va bene. Adesso serve un quadrato perfetto. Va bene, amico, ci penso. Io che sono diventata un'esperta assoluta di tutto questo. Aspetta, questo non è un quadrato perfetto, però. Forse così potrebbe andare bene, ma questo non è un quadrato perfetto, in effetti. Solo che deve essere girato. Secondo me non va bene, però vabbè. Diciamo che la forma ricorda comunque l'idea che ha il tizio, per cui. Speriamo vada bene, ragazzi. Ecco a te, amico. Va bene così? Oh! Meno male, guarda. Meno male, perfetto. Abbiamo il pezzo che ci serviva, signore e signori. Corriamo dall'altra parte. Perfetto. Quindi serve ovviamente montare questo pezzo.
E tu, genio, suppongo che sarai assolutamente fondamentale per questa operazione. Per cui tieniti pronto. Ecco fatto. Sì! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Il cannone è montato. Ma la più bella notizia fu annunciata. Saliamo. E genio, stai indietro perché... questi incredibili missili spaccheranno il mondo che là fuori già è devastato. Ah, possiamo mirare anche più in alto. Boom! Ah, ok, aspettate, devo fare fuori quelli là. Minchia. È un po' triste come cosa, ma fa niente. Vabbè, ho fatto saltare in aria qualcosa. Cioè, questi qua se la daranno a gambe, suppongo, no? Ok, dobbiamo far saltare in aria i cannoni, ragazzi. Sono troppo vicina, ovviamente. Dai, che diamine. Troppo vicina, troppo lontana. Questione di millimetri. Ok, qua ci sono pure delle mine, ragazzi. Tra l'altro stanno arrivando delle mongolfiere, se ho visto bene. Erano mongolfiere o erano dirigibili? Ok, diciamo dei mini dirigibili. Perfetto, stiamo pronti perché ce n'era più di una, ovviamente. Ok, perfetto, continuiamo a puntare in alto. Oh, oh merda. Eh no, vabbè. Caspiterina, mo me deve rifar fa tutto. Siamo già pronti. Ok. Oh merda. Ok. È che è tutto imprevedibile, ragazzi. Assolutamente imprevedibile. Tutto potrebbe succedere da un momento all'altro. Minchia, troppo vicino. Così va bene. Così ci piace, quando tutto salta in aria. Avanti così, ragazzi, non abbiate paura. Genio, tu rimani indietro, mi raccomando. Ok, adesso bisogna essere talmente precisi da far... Ok, saltare in aria tutto questo. Perfetto. Non ci fermerete, voi siate maledetti. Perfetto. A posto, va bene così, guardate. Pensavate di averci... di averci fermato, eh? E invece quanto vi sbagliavate. Allora, ragazzi, so che effettivamente sono ancora qui a giocare, però... cioè, siamo in un momento che non potevo interrompermi, capite? Per cui al prossimo salvataggio... ovviamente finirò il video, ma è troppo figo tutto questo, ragazzi. Cioè, col carro armato e tutto il resto. Come potevo interrompere questo gameplay? Come potevo? Ok, noi passiamo anche in mezzo all'acqua. Non ci fa paura niente. Assolutamente niente. Mi dispiace per gli alberi che non c'entrano nulla, però dobbiamo purtroppo passare di qua. Avanti tutta. Dov'è genio? Oh, non voglio perderlo di vista, eh. Io mi auguro che sia qui vicino a noi. Ciao, ragazzi! Woo! Fu accolto come un eroe dalle truppe francesi. Emile scrisse ad Anna per dirle che il padre era libero e ormai al sicuro. Ma Freddy ed Emile sarebbero rimasti insieme per poco. Oh. Non mi dite queste cose tristi, dai. 14 maggio 1916. Freddy fu mandato sulla Somme, mentre il reggimento di Emile si acquartierò vicino a un villaggio su una collina. Il villaggio si chiamava Vaucois. Miniere di Vaucois, mica miniere. Là il conflitto si combatteva sottoterra. Madonna. Rintanati nelle loro trincee, gli eserciti scavavano tunnel e gallerie. La guerra sotterranea era iniziata. Madonna, minchia, ragazzi, spaventoso. Addirittura nelle miniere fa veramente paura. Ok, ragazzi, allora siamo in game e mi dispiace che i due amici si siano dovuti separare di nuovo, insomma. Però sono contenta che comunque Freddy, ovviamente, e il padre di Anna e Genio siano ancora vivi. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!